questo momento dedicato a un anniversario speciale, al centenario della morte di Giovanni Orfelli, questo giovane martignano ucciso dai fascisti il 9 dicembre 1923. L'Associazione Martignana e il Comune hanno, la Presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Aschia Bracani, hanno organizzato questo momento di riflessione che segue di qualche giorno la cerimonia che è stata fatta in Corso Mazzini, appunto al cospetto dell'epigrafe che ricorda il sacrificio di Giovanni Orfelli. Qui con noi c'è il Presidente dell'Associazione Martignana, Giordano Bruno Riccardo Tesarini, la Presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Ascari Raccagni, a nome anche loro do il benvenuto a tutti e iniziamo questo momento. Sono con noi anche Filippo Pantieri e Marina Marrucelli, che ringraziamo perché ci accompagneranno con un altro linguaggio che è quello musicale. E visto che vogliamo rendere anche solenne questo momento, iniziamo col canto degli italiani. Assassinato a 18 anni in questo modo drammatico e nel 23 appunto è stato uno dei fatti simbolo di quel periodo, ma dobbiamo ricordare che tra l'altro i circoli repubblicani sono stati aggrediti, ci sono state fatti piuttosto cruenti di occupazione e di reazione, giustamente perché poi eravamo in anni dove si reagiva anche molto verbalmente ma anche molto fisicamente e tra l'altro guardandomi attorno appunto vedo che ci sono qui tra noi molti che avevano o il babbo o il nonno o lo zio che in quegli anni hanno subito queste vicende, quindi penso che sia veramente un incontro oggi dove parliamo di eventi storici, di personaggi ma anche della nostra vita personale e familiare. Quindi, grazie per essere qui, mi fa molto piacere. E
E passo la parola adesso al nostro presidente. Buonasera e benvenuti, grazie. Io, i ringraziamenti sono doppi, abbiate pazienza, origini vente. I ringraziamenti sono doppi, io ringrazio la Presidente del Consiglio Comunale Alessandra Ascari Naccagni e le tante persone intervenute e le associazioni con le quali abbiamo organizzato questo programma, questo convegno. A nome dell'Associazione Mazziniana Italiana Sezione Giordano Bruno io vi do il benvenuto e ringrazio l'Associazione Fratelli Spazzoli, vedo Tonino Spazzoli qui, grazie, e la FIAP, Federazione Italiana Associazioni Partigiane, Sezione di Forlì Giustizia e Libertà e gli amici della Fondazione Alfred Lewin. Grazie anche ai nostri artisti, Filippo Pantieri e Marina Maroncelli. E poi vorrei fare subito un applauso a Mario Proli, perché senza di lui è l'anima e il motore di molte nostre iniziative. Saluto anche Luigi Ascanio, presidente dell'Istituto per la Storia del Risorgimento, e Ludovico Zanetti, presidente dell'AMBI di Forlì. Ricordiamo oggi la morte di Giovanni Alfelli. Allora, 18 anni, ucciso, come abbiamo già detto, a colpi d'arma da fuoco da un gruppo di fascisti, un vile agguato esattamente 100 anni fa, a pochi passi da dove ci troviamo adesso, il 9 dicembre 1923. E sabato scorso, come già detto, ci siamo trovati ai piedi delle lapide al 161, qui in Corso Mazzini, e per continuare a tramandare una memoria di un ragazzo che ha creduto ed ha agito sulla base di ideali e principi universali nei quali ci troviamo pienamente d'accordo, cioè nei quali ci riconosciamo: giustizia, libertà, democrazia. Con questo convegno però non vogliamo soltanto ricordare lui, ma anche altri due repubblicani, Enrico Bardolesi e Gino Garoia, che per 40 anni, tutti gli anni, il 9 dicembre, si sono recati proprio come noi, ai piedi della lapide, a deporre una corona di alloro in memoria del giovane Alfelli. Bardolesi e Garoia facevano parte, come abbiamo già detto, del circolo Endas Dario Papa ed è lo stesso che depose nel dopoguerra una lapide nel cimitero monumentale in omaggio a Giovanni Alfelli nel 25esimo anniversario della morte del giovane, 9 dicembre 1948. E nella lapide sono iscritte queste parole che vorrei condividere con voi. Educato alla scuola marziniana, credente nella bontà della vita, in un tempo di torbida ira faziosa, ebbe troncata la giovane esistenza dal piombo fascista. Dal tumulo che ancora oggi rosseggia di sangue, sembra che la sua voce si levi a maledire l'eredità di Caino e a invocare che, vinte le ignobili passioni, splenda sugli uomini una serena arma di pace per una più degna convivenza civile. In questi giorni, in questa settimana, in previsione di questo convegno, della commemorazione e anche del sopralluogo che abbiamo fatto presso la sua tomba sabato mattina, pensavo, mi interrogavo perché siamo qui, perché lo facciamo. Perché abbiamo organizzato un convegno? Perché in questo ambiente, in questa sede istituzionale, in questa forma? Così come anche per tutte le altre commemorazioni ed eventi che organizziamo, con le quali collaboriamo, con le varie associazioni.
La ragione che mi sono dato è molto semplice, per non dimenticare. Perché dobbiamo essere testimoni. Per fare memoria, come scriveva Cicerone, riguardo della memoria, è il tesoro e la custode di tutte le cose. E non lo facciamo solo a parole, lo facciamo attraverso le azioni. La storia, continua il grande filosofo, è testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra di vita. La storia, insomma, è importante perché ci istruisce, perché è capace, in qualche modo, di far rivivere i morti nel presente, nei viventi. Quindi ricordare i nostri antifascisti, i nostri democratici che si sono battuti, ascoltare brani musicali risalenti a quell'epoca, come avremo tra poco modo di apprezzare, apprendere com'era la nostra città un secolo fa, cosa si diceva, cosa si faceva, come si stava all'indomani della marcia su Roma. Ecco, questo ci consente di vivere, secondo me, con maggior consapevolezza il presente. Forse anche di interpretarlo meglio. Voglio sbilanciarmi un po'. Secondo me, come cittadini, prima ancora che mazziniani, abbiamo proprio il dovere di conoscere chi ci ha preceduto, cosa è successo, cominciare dalla nostra città, quindi dal nostro territorio. Come dicevo sabato scorso, abbiamo un debito di gratitudine verso questi combattenti, questi testimoni. E mi vengono in mente, a proposito della parola testimoni, le parole di Papa Francesco, che a sua volta, in un discorso di qualche anno fa, cita un altro pontefice, Giovanni Paolo II, che diceva: nel mondo oggi abbiamo tanto bisogno di testimoni, non tanto di maestri, quanto di testimoni. Quindi verso questi testimoni dei valori liberal-democratici, di ogni tempo e di ogni luogo, io credo che siamo debitori. Tant'è che è un obbligo morale ricordarli e forse chissà anche prendere spunto da loro. Concludo. Poi passiamo la parola. Poi ci sono dei brani, poi ci sono alcuni brani. Come mazziniani, come forlivesi, assieme alle associazioni, a tante altre persone che hanno a cuore questi ideali, oggi rivolgiamo un pensiero a coloro che ci hanno preceduto e siamo fiduciosi, convintamente fiduciosi, che siano d'esempio ai nostri concittadini, a cominciare da quelli più giovani. Viva l'antifascismo, viva il repubblicanesimo, viva Giovanni Alfieri. Allora, in questo percorso che abbiamo in un'oretta, tre quarti d'ora, perché ci è dato questo range di tempo, alle 7 dobbiamo aver finito tutti, abbiamo pensato di iniziare, di dedicare la prima parte musicale a ricreare quel, come si può dire, quell'humus, quel tessuto ideale che attraverso il canto veniva rinsaldato e veniva alimentato, che era il passaggio dei valori dal risorgimento al repubblicanesimo democratico dell'inizio del secolo e degli anni 20, per cui ci proporranno alcuni brani della tradizione risorgimentale, repubblicana, a partire ad esempio dall'inno di Garibaldi, che per intenderci, quando in occasione della festa dello Statuto che veniva celebrata sotto il regno, in occasione della prima domenica di giugno, capitava abbastanza frequentemente a Forlì che, a fronte di un complesso bandistico che suonava la Marcia Reale, arrivava una banda sovversiva dei repubblicani a fare il Lino di Garibaldi e finiva a botte, più o meno. Capitava di festa. Il Lino di Garibaldi è stato potente, nel senso che è tornato
all'attacco che poi venne plagiato dal fascismo, no? Venne preso e diventò l'arte, l'armi in questo cambio di simboli. Perché è importante la musica dal punto di vista del radicamento degli ideali? Perché mentre per leggere i doveri dell'uomo bisognava saper leggere, e negli anni 20 c'era ancora, negli anni 20, il 20% di analfabeti, il 20% di analfabeti e il 20% di alfabeti, per cui metà della popolazione arrivava a fare Mario, Proli, Puntini. Poi c'erano dei livelli di scolarizzazione molto bassi, per cui la lettura, i giornali, era difficile. Quali erano i medium più potenti? L'immagine, cioè quello che vedi senza dover impegnarti a leggere, quello che cogli, la parola potentissima e il canto, perché il canto era quello che passava e cantavano anche gli altri alfabeti perché imparavano a memoria. Per cui partiamo con l'Inno di Garibaldi, facciamo alcuni brani di questa matrice risorgimentale, poi vi proporrò una riflessione su Giovanni Orfelli e poi finiremo con altri due brani perché sono la copertina di chiusura di quello che vogliamo mettere in moto. Non ci siamo messi d'accordo in un modo differente. Andiamo come ci siamo messi d'accordo, cioè, perfetto. Andiamo. Di che vinceremo, braccio e corpo.
ascoltato Amore ribelle di Pietro Gori, vi proponiamo ora il feroce monarchico Baba. Il feroce monarchico Baba. Alle grida strazianti e dolenti di una folla che pando bisogna. Di Germania son venuti.
ci sarem battuti. Tutti, mia cara, speran di tornare. Ah, che partenza amara, Gigina cara, Gigina bella, di me non udirai forse più novella. Ah, che partenza amara, Gigina cara, Gigina bella, di me non udrai forse più novella. Allora abbiamo preparato il terreno. Ora cercherò di affrontare il tema di Giovanni Raffaelli cercando di soprattutto di mettere in campo una logica, un certo ragionamento. E penso che come punto di riferimento possa esserci il post che ha fatto Roberto Balzano l'altro giorno, no? Che ha dato a questa data un significato militante. Cioè, nel senso che ricordiamo, per fare memoria, quello che diceva Riccardo è fondamentale, perché la memoria è importante, però forse dobbiamo anche andare un pochino oltre, no? Ricordare, pensare che questo è stato e cercare di capire soprattutto cos'è avvenuto in quel tempo, cosa stava avvenendo in quel momento, e cercare di pensare se in qualche modo la storia non si ripete mai, no? Ma se ci trovassi in condizioni analoghe, non tutto è scontato per sempre, la pace e la libertà non sono mica scontate per sempre. Vediamo degli scenari attorno a noi che sono preoccupanti e che ci devono richiamare a questo, per cui mettiamoci come l'alcol nel forno quando si vede. Tutti dalla botta, cerchiamo di. Quello che penso è di mettere questo elemento in più. Quindi partirei dal fatto del 9 dicembre 1923. Cos'è successo? È successo che due ragazzi, Giovanni Raffaelli e Federico Lagni, sono stati presi a Revolverate. Uno muore, l'altro è gravemente ferito. Cosa succede in un mondo normale, inteso per il mondo normale nostro, dove c'è la Costituzione che fortunatamente dice che lo Stato di diritto è più forte rispetto a quello che già in qualche modo doveva essere all'epoca, no? Una democrazia parziale, le donne non votavano, solo da poco tempo c'era stato anche il suffragio universale, esistevano ancora i nobili, per cui mettiamoci tutti i difetti che ci potevano essere in quel tipo di società, ma la parvenza di democrazia e di Stato di diritto c'era. E cosa capita in uno Stato di diritto quando due ragazzi vengono presi a Revolverate, uno muore, l'altro è ferito? Che forse c'è un'indagine, no? Parte qualcuno, tipo la procura del re, insieme a qualcuno della forza dell'ordine, che cerca di capire cosa è successo. Il 9 dicembre del 1923, nella rubrica della procura del re, non c'è. Anzi, c'è qualcosa, che poi ricorderò stanno facendo, che era capitato qualche giorno prima, a Forlimpopoli, il 3 dicembre, dove un fascista uccide due repubblicani, un repubblicano uccide il fascista che aveva ucciso i due repubblicani, e nel registro della procura del re c'è la vittima e tutti i repubblicani accusati. Cioè, non c'è che la vittima è anche accusata di aver ammazzato prima i due repubblicani. Questo cosa ci dice? Che lo Stato di diritto non c'era. No, perché altrimenti... E che problema, che è ancora più profondo, è quello che dobbiamo fare uno sforzo per comprenderlo, è che la dittatura ancora non si è restaurata. Siamo nel dicembre del 1923, le leggi fascistissime non erano state fatte, per cui lì voleva dire che c'è stata una sudditanza psicologica degli organismi del regno che ha accettato questo stato di cose. E la sudditanza psicologica non dobbiamo accettarla mai. Non voglio essere frainteso, non penso che adesso ci sia una situazione analoga, lo chiarisco. Però non diamo per scontato che non possano esserci. Teniamo le antenne dritte e cerchiamo di rifiutarle. Allora, in quel periodo del 23 c'era come un piano inclinato, no? Nel quale, un piano inclinato e vischioso, nel quale tutta
la società italiana stava scivolando fino a un punto di caduta che poi è stato anche probabilmente raggiunto sotto il regime totalitario, con la dittatura instaurata, e nel momento in cui l'arma principale di affermazione di questo nuovo sistema politico, e cioè la violenza brutale, cessa di essere attuata, anzi probabilmente lo Stato si occupa di sedare il beghismo. Ci sono molti storici che studiano del beghismo fascista, no? Che gli scontri fra i vari ras nelle città, gli anni 30, gli anni del consenso, ad esempio prendiamo per Forlì, che aveva avuto una federazione fascista sempre molto riottosa, piena di litigi, sono anni in cui la violenza, quella che c'è nel 22, nel 23 e nel 24, ma nel 23 ce n'è proprio tanta, adesso in questo brevissimo excursus la traccerò, la seguirò come se fosse seguendo un filo, con quella violenza cade, con un'eccezione. L'eccezione è che nel 1937 ripropongono alcuni squadristi, adesso io i nomi non li faccio, soprattutto faccio i nomi delle vittime, parliamo di situazioni che sono gravi per quanto sono, per quanto è accaduto, senza pensare che si debba necessariamente andare ad approfondire in questa sede alcuni aspetti. E comunque, in questa situazione, le stesse persone che si erano rese protagoniste di, come dire, delle violenze nel 1922-23, sono nuovamente protagonisti di violenze in piazza nel 1937, con dei protocolli, con delle lettere della pubblica sicurezza che sono anche un po' buffe, perché scrivono al prefetto, ma ci sono stati dei regolamenti di conti da parte di queste persone agli altri, nei confronti di altre persone, ma non si fa così, quasi legittimando il fatto che ancora, se c'era bisogno di regolare i conti con la violenza rispetto ai dissidenti, questo era ammesso. Allora, da dove possiamo partire in questo excursus? Penso che è difficile individuare un punto di partenza, poi il pallino da qualche parte lo dovremmo mettere, però visto che parliamo del mondo repubblicano, del mondo mazziniano, cerchiamo di capire che cos'era il mondo repubblicano e il mondo mazziniano fra il 1919, 20, 21, 22, in questo periodo qui, cioè finita la prima guerra mondiale. Era il movimento più forte che c'era in città. Esprimeva il sindaco, esprimeva il capo del movimento sindacale più forte che c'era nel territorio, esprimeva il capo del mondo delle cooperazioni più forti, era un movimento plurale, nel senso nel quale convivevano varie anime. E questo lo vediamo nel secondo aspetto, che per capire il movimento repubblicano mazziniano si deve mettere una caratteristica, che in qualche modo abbiamo sentito da queste canzoni, cioè il forte legame con il risorgimento che aveva portato alla prima guerra mondiale lungo due direttrici. La prima, completare l'unità d'Italia. La seconda, più mazziniana, opporsi agli imperi centrali antidemocratici e prepotenti. Quindi c'era un interventismo molto forte, che però anche questo aveva delle sfumature, perché se di questo mondo facevano parte personaggi come Aldo Spallicci, no, che erano stati in prima linea, come gli Spazio, che erano stati in prima linea per l'intervento, c'era il capo assoluto del movimento repubblicano in questo periodo, Giuseppe Gaudenzi, che non è che non fosse interventista, perché era interventista anche lui, ma ragionando con la mentalità soprattutto del popolo e campagne, sapeva che la guerra era veramente malvoluta. Per cui Gaudenzi era interventista, partì volontari per la guerra, ma anche questa sua decisione fu particolare. In un comizio che fece nella zona dove poi costruirono la fabbrica Mangelli, che era fuori dalle mura, era il comizio interventista, parlavano vari interventisti, per cui siamo nel 1915, nell'aprile, e quando lui fa un discorso tiepido, nel senso che non scalda gli animi, e arriva un giovane di Ravenna che lo sfida a duello, perché dice tu ci dovevi caricare, invece sembra quasi che a te entrare in guerra non ti piace. Lui non accetta la sfida a duello, ma per far capire che la sua non è codardia, parte volontario. Cioè abbiamo persone di questa pasta qui. Lui aveva una situazione nella quale non era convinto della guerra, era convinto del completamento dell'unità nazionale, era convinto del pensiero mazziniano, parte volontario per la guerra. L'elemento interventista con queste sfumature è un elemento molto importante. Poi, per capire
capire il movimento repubblicano, bisogna capire una dinamica che c'era fra fratelli. I fratelli sono le due forze politiche che gestiscono le giunte popolari all'inizio secolo. Quelle che per intenderci fanno come grande operazione la costruzione dell'acquedotto del 1905 e sono repubblicani e socialisti, comuni repubblicani maggioritari, socialisti di minoranza, litigano, hanno situazioni, ma la radice per intenderci ottocentesca della prima internazionale a Forlì era ancora presente, no? In questo mondo, che però dopo la prima guerra mondiale ha una situazione che interviene, che crea dei cortocircuiti. La prima è che durante la prima guerra mondiale i socialisti, con la scelta neutralista, avevano divaricato le strade rispetto ai repubblicani. Ma poi erano successe due cose. Una, Forlì c'era un mito, che era il mito della Zubiguleda, e cioè che raccontavano che dopo Caporetto alcuni socialisti avrebbero organizzato all'ospedaletto una gran mangiata di bigoli, forse una strozzapetta di lunghi, non so, quindi la Zubiguleda, per festeggiare il fatto che c'era stata la rotta di Caporetto. E questo da parte dei repubblicani era inammissibile. Poi ricordiamo che col 21 la situazione un po' si chiarirà, ma prima del 21 c'era il problema che parte del movimento socialista sentiva il profumo del soglio di quello che stava capitando in Russia, e ai repubblicani questa roba qui non era proprio lontana in modo siderale. I repubblicani, fra le varie situazioni che controllavano anche l'associazionismo combattentista, che era importantissimo anche nella seconda guerra mondiale. I repubblicani comunisti si giocavano la presidenza tra i combattenti retici, perché per tanti anni era anche un grande serbatoio elettorale. Ma finita la prima guerra mondiale, quando nascono le associazioni, quelle dei mutilati lombardi, l'associazione retici e combattenti retici, quando nascono queste associazioni, i repubblicani hanno l'anima e gli uomini che comandano. Ma anche qui c'è una doppia anima. Ci sono alcune persone come Giulio Capanni, poi viene ammazzato in seguito alle bastonature dei fascisti, che sentivano questo legame della trincea, ma rispetto allo stesso legame che era sentito in modo fortissimo dai fascisti, soprattutto voglio dire, nelle zone dove lo avevano egemonizzato, non a Forlì, non a Cesena, non a Ravenna, ma nell'altra parte d'Italia. Ecco, Giulio Capanni, la sirena del fascismo, non la sentì mai. Poi invece c'era il grande leader carismatico, che era Aldo Spallici, che la sirena del fascismo la sentì. Però mettiamoci nella mentalità dei repubblicani e dei mazziniani in questo periodo, che erano convinti di essere i più forti. Perché se non partiamo da questa logica, no? E non pensiamo che loro pensavano che gli altri dovessero fare i conti con loro, e non loro di accontentarsi in qualche modo, di mettersi nella coda degli altri, perderemo il punto. Spallici si fida di quello che gli dice Mussolini, che gli dice ancora nell'ottobre del 1922. Sta tranquillo, Aldo, che faremo la Repubblica. Il re lo mandiamo via. Il Vaticano, neanche a vederlo. Adesso io le sto colorando queste situazioni, ma è esattamente così. E Spallici ci crede. Tant'è che il primo sogno che si infrange di questo mondo qui è quando Mussolini accetta l'incarico dal re. Dice, aspetta, hai accettato l'incarico dal re? Quindi tu diventi Presidente del Consiglio? E da lì, dall'inizio del 23, la spaccatura con i repubblicani, che c'era già stata, diventa feroce. Mettiamo ancora qualche passaggio per capire chi erano il movimento repubblicano e mazziniano in questo periodo. Era un movimento che era distantissimo dalla formazione politica dei cattolici, che era nata nel 19, il Partito Popolare. Ecco, se c'era qualche cosa che era veramente distante da questo movimento, però non tanto per motivi religioso, qui c'è anche una rappresentanza dell'UAR presente fra di noi oggi, e il dibattito in questi contesti è abbastanza, non era per motivi religiosi, perché c'era un mondo repubblicano che era in odore di ateismo, ma i mazziniani in odore di ateismo non ci sono mai stati, anzi se leggete Il dovere dell'uomo la parola Dio compare in tutte le righe, tant'è che Marx pare che chiamasse Mazzini Teopompo, perché era troppo pieno di elemento spirituale, meno materiale. E col fascismo qual è il rapporto? Da un lato c'è il legame della trincea, quello che si diceva prima, no? La comunanza di sentimento rispetto alla guerra, ma soprattutto rispetto alla vittoria mutilata. Abbiamo combattuto insieme le trincee, ci
aveva promesso Salandra e Cadorna che saremmo tornati con un poderino, siamo tornati, non abbiamo più neanche il lavoro che avevamo prima, per tenere l'ordine hanno fatto la decimazione, l'inflazione erode, come si può dire, il potere d'acquisto. Se nasce l'associazione mutilati invalidi di guerra è perché un sacco di gente torna mutilati invalidi, qualcheduno, e per tanti anni non se ne sono occupati gli storici, perché se però quasi un dirolone diventa mutilato anche nel pensiero, perché le follie, quei traumi da guerra sono potentissimi, per cui anche lì facciamo uno sforzo per capire come poteva essere forte il legame di persone che si riconoscono nel fatto che hanno vissuto questa esperienza terribile insieme e che qualche un altro fa il bigo dell'ospedaletto e che al congresso del Partito Socialista nel 19, quando vince, non si afferma le elezioni in modo potentissimo, c'è qualcuno che urla viva i disertori, no? E le famiglie, anche se sono fratelli, delle volte fratelli litigano, no? Non sono. Poi la situazione cambia successivamente ai fatti del 21. Ma rispetto al fascismo, cos'è che teneva distante, molto distante, il movimento repubblicano? Che rispetto al fascismo, che fin dall'inizio teorizza la violenza come metodo ordinario della pratica politica, i repubblicani, la violenza è l'elemento straordinario per difendere il diritto e i principi. La violenza la usano i repubblicani, anzi loro pensano di essere anche più forti militarmente a fuori di qualsiasi altra formazione. Però la violenza non deve persuadere le altre persone. La violenza, l'uso della forza, deve essere anche in chiave, soprattutto solo in chiave difensiva. E poi un'altra differenza sostanziale è l'elemento democratico. I repubblicani mazzinani sono democratici. Quello che capita alla fine del 17 in Russia, cioè che Lenin perde le elezioni e dice il vostro esercizio democratico io non l'accetto, non suona meglio le orecchie dei repubblicani, i fascisti che dicono cosa conta la democrazia, anzi la democrazia si fa a modo nostro, per cui o votate per noi o non venite a votare, perché in fondo è questo che capita alle elezioni del 23 e del 24. Molti repubblicani sentono la vicinanza col fascismo, molti sentono la distanza. A Forlì, ad esempio, Gaudenzi, Giulio Capani, uno degli eroi di guerra, sente la distanza. Poi c'è un altro elemento che in qualche modo fa da collante, è l'esperienza d'Annunziana Fiume. Perché lì addirittura echeggia forte questo elemento repubblicano, anche un po' anarchico per certi versi, che vede persone vicine, tant'è che parte del mondo repubblicano e mazziniano, e siamo tra il 1921, in qualche modo si fa presente anche fisicamente rispetto al fascismo di quel periodo, che aveva altre caratteristiche, oltre al fatto che affermava un elemento anticlericale, affermava un elemento antimonarchico, affermava una distanza rispetto al potere agrario e anche al potere industriale molto forte, che ai repubblicani piaceva, perché il capitale del lavoro nelle stesse mani era un credito, tant'è che l'elemento cooperativo nel mondo repubblicano è stato fondamentale. Questo lo dico perché, per capire cosa succede, abbiamo fatto un'analisi prendendo come punto di riferimento il mondo del giovane Giovanni Alfelli, ma che ci racconta di tutto quello che è capitato lì attorno. Allora prendiamo una data, un mese, settembre 1921. Giuseppe Gaudenzi, sindaco, ha avuto la fortuna di incrociare Angelo Masini che gli paga la statua di Saffi e imprime i valori democratici nella piazza con il monumento di Aurelio Saffi. Sempre nel 21 viene aperta la nuova sede, stile Liberty, bellissima, del Circolo Mazzini, che prima era nell'attuale via Marroncelli, e poi viene portata là. Gaudenzi fa questa operazione e dal suo punto di vista forlivese mettere i galloni democratici, no? La tradizione soprattutto di Saffi, che aveva anche un elemento di grande distanza rispetto alla violenza che lo caratterizza nel Risorgimento, è una cosa che lui pensa possa avere un significato. In realtà il piano inclinato, quello scivoloso, comincia sempre più a inclinarsi. La violenza rispetto a ragazzi che per 3 anni e mezzo hanno combattuto nelle pietraie del Carso e sulle Alpi
è un elemento che risulta anche abbastanza facile da praticare, e soprattutto rispetto all'iniziale violenza del movimento fascista agli albori, nel Forlivese le prime squadre arrivano da Ferrara, arrivano da fuori, non solo Forlivesi, si organizza e nascono dei gruppi paramilitari. Il mondo repubblicano ha le avanguardie repubblicane, con Mario Santarelli, che è il suo principale ispiratore, ci sarà anche Tomino Spazio, ci sono personaggi che poi sono eroi della Resistenza. Gli arredi del popolo sono i gruppi paramilitari del mondo socialista, i fasci, le squadre fasciste sono quelle del mondo fascista. I primi scontri sono in diversi casi fra mondo repubblicano e mondo socialista. Poi piano piano diventa chiaro che il fascismo sta giocando un gioco anche di equivoci e piano piano affermerà, piano piano, mica tanto piano piano, in modo abbastanza solerte, afferma questo suo nuovo metodo di fare politica. Siamo nel 1922, nell'estate del 1922 arriva una colonna fascista che incende i circoli di Casa del Popolo, repubblicano e socialista, lungo il corso della Via Emilia. Nell'ottobre 1922 capita una roba che è Forlì. Intanto nell'estate erano stati uccisi dei cooperatori repubblicani a Ravenna, per cui noi ci è andato Mattarella, direi, l'anno scorso a ricordare questo fatto. Noi stiamo, Forlì respira anche quest'aria, e poi capita che San Varano, Giulio Capanni, l'eroe di guerra nel consiglio d'ospedale, mentre sta tornando a casa, viene affrontato da due fascisti che gli chiedono i documenti, lui si rifiuta di dargli, e questi gli danno talmente tante di quelle botte che gli creano tutta una serie di situazioni, lui morirà un anno dopo, che lo portano alla perdita della vista e lo portano appunto a condizioni fisiche per le quali lui non riuscirà a reggere. Arriviamo al 27 ottobre 22. Le vicende di Capanni sono già successe, le vicende della Vernazza sono successe, Spallicci e Prudenti cercano di parlare con Mussolini, dicendo: veramente volete far così? Cioè veramente è questo, no? Prendete a botte anche gli eroi della Grande Guerra. Il 27, il movimento fascista è già operativo, la marcia su Roma non è un colpo di Stato, ma i prefetti sono già tutti d'accordo. A Forlì il punto di non ritorno è il 30 ottobre 22, quando si presentano i fascisti in comune e a Gaudenzi gli dicono: sai cosa c'è? Adesso che tu ti dimetti. E hanno già pronto il commissario prefettista che viene nominato al suo posto. Gaudenzi si dimette. Da lì a poco anche quel mondo che aveva sentito quella sirena, ha ricordato Spallicci, ma ce n'erano anche altri, il mondo dei Danunziani, stanno ragionando su quello che matura. E quello che matura in particolare è che soprattutto nel gennaio del 1923, per cui siamo all'indomani della presa del potere, mi sono segnato dei dati, parte un'offensiva fortissima nei confronti del mondo repubblicano. Nel mese di gennaio, il 7 gennaio, nel registro della Procura del Re, per cui quelli che avrebbero dovuto fare l'indagine, è tutto così, a carico di ignoti. Cosa avviene? Incendio e devastazione delle case repubblicane. Esito archiviato. È sistematico, no? Ignoti, 7 gennaio 23, il circolo repubblicano di Malmissola. Il 12 gennaio, e il 13 a Cesena, 25, violenza privata e rapina a Durazzanino, Balisano, Poggio, circoli repubblicani. Nel febbraio del 23 viene assaltato il circolo Mazzini per la prima volta, tant'è che un gruppo di persone, fra cui Tonino Spazzoli, l'abbiamo trovato con Tonino Spazzoli, Tonino Gardini, nel materiale di Fantinelli, perché c'era anche Mario Fantinelli, andarono a Staglieno a prendere una foglia d'edera alla tomba di Mazzini, la portarono, e Fantinelli conservava questa edera, che oggi è nell'archivio della Fratelli Spazzoli, con la data, e c'è un bigliettino con scritto: bastonature e invasione del circolo Mazzini. Siamo a febbraio del 23. Poi ci sono delle cose particolari, tipo il 15 aprile del 23 Mussolini viene in visita dal capo dello Stato al territorio, e lì c'è questa storia buffa che mi ha chiamato delle bocce rosse. Ma è singolare, no? Per cui il comune di Fiumana
dove c'era un sindaco repubblicano che poi diventerà fascista, per cui non era lui, non lo obbligavano gli altri, ha un passaggio di Mussolini verso Trapani e tenne chiuso il comune pur di non ricevere il presidente del consiglio. E se la mettiamo coi paragoni odierni, sarebbe un po' buffo pensare, no? Che facciamo un esempio, perché qui la politica attuale non deve essere, però dobbiamo capirlo, la Meloni va in visita ufficiale a Santa Sofia e Civitella, il sindaco scappa, chiude, preferisce organizzare un torneo di bocce. Soprattutto all'epoca l'affronto era stato notevole. 6 luglio, incendio, violenza privata ai danni dei 5 repubblicani di Villanova, San Martino di Strada, San Varano, Bussecchio e Baresano, più la cooperativa di consumo Goffredo Meli. 9 luglio, incendio doloso al circolo di Ronchedello. Poi ce n'è uno dove ci sono due sospetti, tra quello di Ronchedello, qui la cosa singolare, bisognerebbe riuscire a trovare gli atti del processo per capire se si racconta un po', è l'unico caso in cui ci sono i due, per cui mi viene quasi a pensare che questi erano due piromani che magari hanno fatto un atto non collegato alla rete, oppure potrebbe essere interessante perché magari gli atti raccontano. 3, 4, 5 dicembre, a Rocco, Carpinello, Sempre, Foglimpopoli, cooperativa Saffia, Fogli. In tutta questa vicenda, no? Il crescendo è fortissimo. Nell'autunno del 23, dopo un anno di distanza, muore Giulio Cappagno e i suoi funerali quel mondo repubblicano si fa vedere. Teniamo presente che anche alle tornate elettorali, l'ultima delle quali sarà per le elezioni politiche del 24, quelle che Matteotti denunciò, no? Come brogli, dove la gente non poteva, non fecero andare a votare quelli che sapevano che erano contrari al mondo fascista, a Forlì città il Partito Repubblicano era ancora quello che aveva più voti. Nelle elezioni del 24, che Forlì città, la campagna ormai aveva già preso in largo il movimento fascista, per cui era un movimento ancora consistente. Quando c'è il funerale di Giulio Cappagni, partecipa in massa per far vedere come nelle liturgie funebri, di quanta forza organizzativa, di quanto credo ideale c'era in quel mondo. Poi capita il punto di non ritorno assoluto. Il 3 dicembre 23 a Forlì questi due repubblicani, Giovanni Lettusi e Carlo Roncucci, vengono uccisi da un fascista. Il fascista a sua volta viene ucciso da un repubblicano che si chiama Vincenzo Monti. Il nome di Vincenzo Monti nel registro del procuratore del re compare. La cosa buffa è che tutto il mondo repubblicano è accusato, ma del fatto che l'aggressione iniziale da parte di questo fascista nei confronti del mondo repubblicano non è minimamente tenuta in considerazione. Mi tocca dire il nome di questo fascista, anche perché poi in realtà gli hanno dedicato tantissime in quel momento, venne considerato un po' un eroe, un martire del fascismo degli albori, si chiamava Anselmo Melandri. Mi tocca dirlo perché la morte di Anselmo Melandri provocò una situazione di grave tensione, tant'è che i fascisti andarono, requisirono il circolo Mazzini e lo fecero diventare la camera ardente di Melandri. Il povero Raffaele muore in questa situazione qui e quando lo ammazzano, lo ripeto, senza che nessuno abbia fatto neanche un'indagine, per paura che con la sua morte si ripetesse, fosse in modo ancora più accentuato, quello che era capitato prima per Cappagni, qualche giorno prima, no? Che il mondo repubblicano potesse anche uscire dalle righe. D'altronde, mi aveva detto per dovere di cronaca, nell'estate una bomba gli era arrivata alla casa del fascio di Forlì. Cioè qualcuno che non avevano proprio trovato aveva lanciato un ordigno esplosivo, per cui c'era un mondo che era composto dagli arditi, gli arditi forlivesi erano tutti repubblicani, la parte grossa era un mondo che sapeva anche forzare. Per cui il povero Giovanni Raffaele vengono impediti i funerali e nottetempo la sua bara viene portata al cimitero e viene sepolto in queste condizioni qui. Ora capiamo che dicembre 23 siamo a metà del guado in questa situazione che sta scivolando, si apre il 24, il circolo Mazzini viene di fatto preso nelle mani da parte del fascismo, diventerà di fatto la prima casa del fascio di Forlì, poi la vera casa del fascio di Forlì sarà Palazzo Albertini, costrinsero a una compravendita
le persone. Nel dopoguerra ci fu un grandissimo atto di riconoscimento per il movimento repubblicano, lo raccontava Fernanda Missiloni, che da giovane avvocatessa fu la persona che venne, che si prese il compito di riacquistare il circolo Mazzini per il Partito Repubblicano, e nessuno si presentò a quest'asta che avvenne col metodo della candela vergine. So perché la Fernanda era molto attenta e lo considerava una cosa estremamente importante per lei, perché nessuno si mise di traverso rispetto a un bene così prestigioso, ma soprattutto chi aveva avuto quella storia lì. Come è andata dopo? Le elezioni del 24, ho già detto che il Partito Repubblicano ha quest'ultimo sussulto. Le vicende dopo le elezioni del 24 sono che Matteotti denuncia i baroni e tutto quello che è successo. Matteotti viene ammazzato, non si trova colpevole. Mussolini dice a un certo punto, vabbè, non avete chi dare la colpa politica è la mia. E fa un discorso a inizio anno, che è il 25 dell'anno successivo, che è il discorso dal quale si fa partire la dittatura, che in realtà è figlia delle leggi fascistissime del 25 e del 1926. Gabriele Zerri, attraverso un lavoro che è qui con noi anche stasera, attraverso il lavoro bellissimo sul cimitero monumentale che ha fatto Alvaro Lucchi, ci ha fatto avere la scheda che prima di Carlo ha ricordato, no? Le belle parole che vennero scritte nella tomba di Giovanni Alfieri dopo la seconda guerra mondiale, perché prima lui rimase un morto in contumacia, no? Messo là nel cimitero, perché delle volte i morti danno fastidio, lui doveva essere un morto che non doveva neanche dar fastidio. Però pensiamo che il monito che la testimonianza che ci ha lasciato deve essere quella di non mollare. Dico non mollare perché non mollare è stato il titolo della rivista di Giustizia e Libertà, e non è che questo mondo non ha mollato con Giustizia e Libertà, non ha mollato con Gaudenzi, che diventa segretario nazionale del Partito Repubblicano, tiene ferocemente la rotta antifascista, viene sottoposto a controllo speciale. Non ha mollato per Spallicci, che dopo l'infiltrazione, lui fra l'altro era veramente cocciuto, per certi versi, non dico esagero, però ce la mette tutta pur di farsi odiare dal fascismo, no? Anche dallo stesso Mussolini. Poi ci sarà il Partito d'Azione. Ma pensiamo alla Forlì di questo periodo. Ci sono due dati. Uno è quanto riporta il Popolo di Romagna in un articolo del 1925. C'è la cerimonia di inaugurazione di Pernapio Nuovo, di fondazione di Pernapio Nuovo, Mussolini non è presente e l'estensore dell'articolo dice fa bene eccellenza non essere con noi, perché finché Forlì sarà la 74ª provincia d'Italia per adesione al partito fascista, lei fa bene a vergognarsi. 74esimo, non so quante fossero le province, sono state 82, 85, nel senso che Forlì era brillantemente fanalino di coda. Ma ancora più interessante è quello che è scritto in una rivista che si chiama Costruire, dove viene fatto un'analisi di adesione al partito fascista e dice questo estensore, dice ma noi dove abbiamo avuto un'opposizione di impronta socialista, a Rimini è stato facile, abbiamo preso il problema è stato a Forlì e Cesena dove c'era un quintessone dei mazziniani che si sono spaccati, ma per intenderci, se si spacca il 3%, dici fa l'1,5%, ma il mondo mazziniano era più grande, che prima del fascismo era più forte, usiamo dei numeri doppi, alle elezioni per la Costituente del giugno 1946, il Partito Comunista prende il 34%, il Partito Repubblicano prende il 32 qualcosa, il Partito d'Azione prende l'1 qualcosa, per cui spaccare il 34% vuol dire che fuori te ne rimane, dottoressa, il 17%, cioè rimane una bella botta, no? E lo dicono i fascisti, lo dice Costruire. Il problema sono quei capi branco lì, Gaudenzi, Spallicci, questi qui, no? Che sono dei testoni, non si vogliono convincere. E qui rimane sotto. Alfieri, il poveretto, 18 anni, non era quello che poteva guidare questa cosa, però è l'elemento che ci permette di capirla tutto quanto, di questo fuoco che c'è sotto la cenere. Da lì a poco tempo, in una riunione del mondo combattentistica a Roma,
ci sarà Rodolfo Pacciardi che urlerà, no, mentre Spallici guida la stazione combattentistica a Forlì dell'antifascismo e viene commissariata, Pacciardi non urlerà viva l'Italia libera, viva l'Italia libera. Questo mondo qui, Tonino Spazi, gli eroi della resistenza, anche da Forlì partecipa a questo mondo. Italia libera, giustizia e libertà, Italia libera, Pacciardi, il battaglione Garibaldi. Adesso finiamo con queste suggestioni. Uno è il battaglione Garibaldi, glorioso nome della resistenza, glorioso nome del battaglione guidato da Pacciardi nella guerra civile spagnola, no? Quando lui andò a guidare i garibaldini. Garibaldi è una figura potente, no? Perché è quello che fa capire che anche quando le battaglie sono difficili, sono impossibili, uno non si può tirare via. Poi l'ultimo pezzo che ci proporranno è un pezzo di una storia tutta forlivese e di una storia particolare. Si chiama Ideal. Ideal, al ritorno al caro Ideal, l'ha fatta anche Mina per intenderci, penso fosse di Tosti, che, perdonatemi se dico male, è stato un brano molto importante, tant'è che nel 39 tentarono di fare un film su questo. Ritorna cari ideali, la canzone parla d'amore. Ma c'era un mondo nel quale facevano parte alcuni forlivesi, Gabriele Zanni ha scritto anche un bellissimo articolo, Silvio Zavatti, che fu vice sindaco repubblicano di Forlì, il suo babbo, l'onorevole Renato Asperger, Ovidio Gardini, che comandò un gruppo di partigiani in Jugoslavia contro i nazisti e contro i tedeschi, la Fernanda Missiroli. Questo mondo aveva costituito anche un gruppo scout clandestino a fine degli anni 30, perché gli piaceva l'esempio di Baden Powell, no? Faceva le tende, perché il fascismo era vietato tutto, a parte le organizzazioni fasciste poteva esistere solo l'Azione Cattolica, ma per pregare che non gli venisse in mente di fare un campeggio. E invece questi qui avevano fatto un gruppo scoutistico clandestino e loro interpretavano Ritorno a cari ideali non tanto come una storia d'amore come è nel testo, ma quell'ideale, no? quel calore che percepivano da ragazzi, perché in fondo ecco, loro erano della generazione di Arfelli e che in qualche modo avevano coltivato ragazzini e poi nella resistenza e poi con altre persone partecipando alla guerra di liberazione nei campi di prigionia. E tutte le volte che si incontravano, una volta all'anno a cena, finiva questa cena con il canto di Torna cari ideali. Allora, anche a fare le serenate. Perché faceva le serenate con Torna cari ideali. Sì, poi nel 39, quindi in pieno regime fascista, avete fatto un film esattamente su questo tema, per cui era uno di questi trompe-l'œil, no? Nel quale si cantava un po' come Viva Verdi, un po' come Viva l'Italia antifascista, l'altra sera alla Scala di Milano. È così, no? Sono delle cose che uno mi viene e torna a cari ideali, è questo. Io non lo so, spero di aver reso onore al nostro caro Giovanni Arfelli, perché è stato veramente un ragazzo che ci credeva e che è stato ucciso dalla sopraffazione, dalla prepotenza e dalla stupidità. Grazie. Thank you.
Grazie a Alessandro Mascherina Cagni e Mario Prodi. Arrivederci, ciao a tutti.